Benvenuto su Wine Soundtrack. Ascolta la passione con cui i produttori di vino raccontano la propria azienda e il loro mondo. 30 risposte per scoprire cosa consigliano, amano e detestano. Un saluto agli amici di Wine Soundtrack, l'ospite di oggi, una grande donna del vino, Elisabetta Geppetti di Fattoria Le Pupille. Ben trovata Elisabetta. Buongiorno, buongiorno. Fattoria Le Pupille, Maremma Toscana, nello specifico Maremma Grossetana, azienda diciamo che ha fatto un po' la storia di questa denominazione, nata nel 1978, che è il Morellino di Scanzano. Quando è partita questa denominazione avevamo già queste bellissime vigne prevalentemente di Sangiovese, quindi è stato facile iscriverle all'albo di produzione e partire questa avventura. Io personalmente sono entrata in azienda, l'azienda è un'azienda di famiglia, io sono entrata in azienda nell'85 a 20 anni, all'epoca la mia grande passione insieme al vino era l'arte, la storia dell'arte. Studiavo storia dell'arte all'Università di Pisa, al Dipartimento di San Matteo, e per qualche anno ho cercato di gestire entrambe le cose, entrambi gli amori. Poi alla fine ha prevalso il vino e quindi mi sono dedicata tantissimo a questa azienda. L'ho fatta crescere piano piano, passando appunto da un solo vino che facevamo all'epoca nei primi anni 80, che era il Morellino di Scanzano Riserva. Poi abbiamo introdotto il Saffredi, che è stato uno dei primi Super Tuscan, prima annata 85, ed è stato poi il vino che ha dato negli anni 80 la notorietà all'azienda, che ci ha fatto conoscere. È stato più il Saffredi e farci conoscere, perlomeno inizialmente, che non il Morellino. Il Morellino è arrivato dopo, continuando appunto a crederci e andando in giro per il mondo a parlare di questa bellissima terra che è appunto la Maremma Grossetana, dove c'è una luce incredibile, una natura selvaggia, un mare fantastico, c'è tutto direi. Oggi i numeri dell'azienda qual è? Facciamo circa 500.000 bottiglie, il grosso appunto è il Morellino nella versione dell'annata, che io chiamo classico, e la riserva. Poi produciamo un vino bianco che si chiama Poggio Argentato, è un vino un po' inusuale per la Toscana, è un blend di Sauvignon Blanc, Petit Mansin, Gewürztraminer, Straminer e una piccola percentuale anche di Semillon. Poi facciamo un rosato interamente da uva e Syrah, e poi facciamo un Sangiovese in purezza, questo lo facciamo da tanti anni, Poggio Valente, un vigneto dedicato, così come un vigneto dedicato è il Saffredi. E abbiamo stiamo per presentare sul mercato la nostra nuova creatura, che è un Syrah in purezza, vinificato in parte negli orci di terracotta naturali e in parte in tonno aperti. E di queste bottiglie quante vanno all'estero? 75% del fatturato appunto è sui mercati esteri, dove la roccaforte è l'Europa, quindi Germania e Svizzera, prima come numeri la Germania, Svizzera, poi un po' tutta l'Europa, UK, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna. Devo dire piccole quantità un po' dappertutto in Europa, e poi ovviamente dopo l'Europa gli Stati Uniti, mercati asiatici. Stati Uniti e mercati asiatici sono seguiti da mia figlia. Io ho 5 figli, la più grande in azienda già da 5 anni, fa il commerciale appunto sugli Stati Uniti e sull'Asia, con grande, grande passione e anche grande successo. Prima dei figli e facendo veramente molti passi indietro, il tuo primissimo ricordo legato al vino qual è? Il mio primissimo ricordo legato al vino, beh, da ragazzina, ecco, mi ero
proprio ragazzina intorno ai 13-14 anni, mi ricordo che mi ero innamorata di un vino spiritoso che era il Brachetto di Giacomo Bologna, di Braida. Questo è un ricordo che di cui appunto parlavo ai miei figli un paio di sere fa durante questo Vinitaly, perché abbiamo bevuto insieme un grande vino di Giacomo Bologna, della Braida, che è Isuma, e allora mi sono ricordata di questo amore giovanile del Brachetto. E poi tanti innamoramenti, insomma. Ecco, mi sono presa delle grandi cotte, ho avuto l'innamoramento sempre molto giovane, lì però avevo già almeno 20 anni, di Barondel, un fiume fantastico, e poi i vini californiani, e poi c'è stato il momento solo Toscana, così, insomma, proprio come ci si innamora degli uomini, ci si innamora dei vini, poi posso, difficile, sempre lo stesso amore tutta la vita, direi. Senti, e invece chi proprio di amore in questo momento si preclude, no? L'astemio. Cosa si perde l'astemio non assaggiando il tuo vino? Ma l'astemio si perde tanto, perché comunque il vino rappresenta poi la convivialità, il vino apre gli animi, mette in comunicazione le persone, per non parlare poi di tutto il background storico e culturale che si porta appresso, per cui è chiaro, insomma, l'astemio, poverino, un po' mi dispiace per lui, sì, mi dispiace. Il vitigno perfetto, secondo te, esiste? Allora, questa è una domanda un po' difficile, nel senso che non esiste il vitigno perfetto. Ci sono vitigni che si possono esprimere molto bene anche in purezza, e altri che assolutissimamente devono combinarsi ad altri vitigni. Ora, io, essendo toscana, ho in testa il Sangiovese, no? È normale questo. Ecco, il Sangiovese è un vitigno principe, nel senso si può esprimere ad altissimi livelli anche in purezza. Questo non toglie il fatto che se lo unisci, non so, al Cabernet piuttosto che al Merlot, come hanno fatto tanti produttori a partire dagli anni 80 in Toscana, sono toglie appunto il fatto che poi riesci a raggiungere livelli qualitativi super interessanti. Ecco, del Sangiovese mi sentirei di dire che può essere sicuramente una cosa di razza anche in purezza. Quanto costa la bottiglia più cara della tua cantina? La bottiglia più cara della mia cantina è sicuramente il Saffredi, che ha come retail price diciamo intorno agli 80 euro. Sì. Allora, un VIP viene paparazzato al ristorante e una delle tue bottiglie è in Bella Vista. Chi vorresti che fosse questo VIP? È successo in passato, mi sembra che una volta è stata pubblicata una foto di Richard Gere con vicino una bottiglia di Saffredi diversi anni fa a New York, sì, quindi mi ricordo che mi aveva fatto molto piacere, sì, anche perché era ed è un uomo estremamente affascinante, non solo bello ma proprio affascinante. A proposito, carismatico, anche carismatico, direi. A proposito di fiere e mostre, qui ci stiamo dando appuntamento, no, in questo Vinitaly edizione 2018. Cosa non deve assolutamente mai mancare nel tuo stand? Cosa non deve mancare nel mio stand, nel nostro stand? Un gran bel sorriso, la voglia di accogliere tutte le persone che vengono a trovarci con lo stesso entusiasmo, la voglia di raccontarsi e di raccontare i nostri vini e la nostra terra. Questo credo che sia veramente l'elemento più importante che debba essere sempre presente al nostro stand in tutte le fiere. A proposito del canale di comunicazione, la tua azienda è social? Ai social, sì.
ormai tutti ce li hanno. Noi li gestiamo ancora in modo diretto, ci sono alcune persone dell'azienda che se ne occupano. Abbiamo avuto una ragazza molto carina che ha studiato marketing, ha fatto lo stage da noi. In genere sono ragazzi giovani che se ne occupano, però anche io millennial. Bravissima, è una parola che fa un po', sì, fa un po' impressione. Io personalmente anche sono sia su Instagram che su Facebook, e devo dire che soprattutto Instagram mi affascina molto, mi diverte molto, perché ci sono veramente tante bellissime immagini. Estetico? Sì, ecco, Instagram direi che ha anche un senso estetico che su Facebook non c'è. Facebook è anche pieno un po' di... è un po' trash a volte, no, Facebook? All'inizio lo era meno, oggi... diverte meno, tante stupidaggini. Girando il mondo, e in particolare quello del vino, il più buono in assoluto, dove l'hai assaggiato? I vini più buoni, o il vino più buono non esiste, i vini più buoni. La Francia sicuramente è un paese dove un produttore deve andare, ma non una volta, deve andare sempre. Io personalmente poi amando molto gli champagne, ho trovato sempre tanto affascinante andare per cave in quella regione, ma poi un po' tutta la Francia, ma così come in Italia, voglio dire, io ormai sono bella grande, però ancora oggi amo andare in Piemonte a trovare gli amici produttori, provare le loro nuove annate. Se tu ami il vino, ami andare in giro per aziende, vedere le cose nuove, provare le nuove annate, sempre sì, un confronto estremamente interessante. Cosa pensi delle guide di settore? Sono state e sono molto utili. Gli anni 80 sicuramente, a partire dagli anni 80 con la rinascita del vino italiano, sono stati uno strumento fondamentale, anche perché hanno fatto divulgazione all'inizio in Italia ma poi nel mondo. Ci sono stati degli anni veramente dove le varie guide, Gambero Rosso, la guida anche di Veronelli, la Bibenda, insomma un po' anche la stessa guida che è nata recentemente proprio dell'AIS, anche quella ha un suo senso, un suo valore. Quello che ecco mi viene da fare così un po' come riflessione a voce alta è che ancora oggi sono molto importanti, sono fondamentali, però diciamo che si sono affiancate a queste cose un po' più tradizionali, come le guide, tutta la stampa di settore, si sono affiancati i social, i blogger e anche i podcast. Insomma, oggi la comunicazione del vino non si fa più solo attraverso le guide o la stampa proprio di settore, ma tantissimo e sempre di più con questi nuovi metodi che stanno crescendo, e stanno crescendo anche velocemente, e forse avvicinano al vino anche in un modo più easy possibile. Brava, esatto, completo. Togliamo easy, mettiamo completo. Il vino per te, Elisabetta, è bianco, rosso o rosé? Il vino con le lettere maiuscole è rosso. Il vino è rosso. Fermo o bollicine? No, fermo. E se fossero bollicine, italiane o francesi? Ma già l'abbiamo... L'ho già detto, francesi. La parola del vocabolario enologico o un termine del mondo del vino che più ti piace? La vendemmia. Sbarcano gli extraterrestri nella tua proprietà, che vino li fai assaggiare?
il Morellino, perché è il vino che più ci rappresenta. Da piccola, alla domanda cosa vuoi fare da grande, cosa rispondevi? Volevo fare l'archeologa quando ero piccola, poi volevo fare la museologa, poi ho scelto il vino, un amore troppo grande. Quanti bicchieri di vino sono necessari per farti ubriacare? Dipende da quanto ho bevuto il giorno prima. Un consiglio invece ad un amico che deve affrontare una sbornia? Un consiglio a un amico che deve affrontare una sbornia? Di bere grandi vini. Assolutamente, perché così il post sbornia sarà meno faticoso, sicuramente con meno mal di testa, magari anche niente, dipende poi dalla solforosa. Per una serata di seduzione, che vino ordineresti? Per una serata di seduzione, all'inizio un grande champagne e poi me la giocherei tra un grande Barolo, però proprio una cosa super, e magari un grande Super Tuscan, che è una tipologia di vini che adoro. Con cui andare a segno. Assolutamente. Qualcuno legge i fondi del caffè, se si potesse leggere il fondo di un calice, cosa ti piacerebbe che ti rivelasse? Non saprei, insomma, la vita credo che sia molto bello viverla così, proprio con l'incoscienza di quello che sarà il futuro, no? Ma la giornata cercando di vivere il più possibile intensamente le proprie passioni, i propri sogni e le relazioni umane con le persone che ci stanno vicino. Sempre rimanendo con un occhio verso il futuro, cosa ti resta da fare nella lista dei desideri? Cosa mi resta da fare nella lista dei desideri? Dei desideri, beh, tantissime cose. Veder diventare adulti tutti i miei figli, che sono numerosi, e poi finire di realizzare tutti i 1000 progetti che ho alle pupille. Ora abbiamo questo Sierra in purezza, presentarlo e vedere l'impatto sul mercato, il progetto dell'ospitalità, tante cose, vigneti su vigneti da fare, da reimpiantare. Insomma, ecco, devo dire, cioè, i miei sogni e la mia progettualità sono molto legati al mondo pupille e alla nostra famiglia. Il miglior consiglio che hai ricevuto lungo il tuo percorso di vita e professionale? Il miglior consiglio? Non ho mai ascoltato molto i consigli, sono sempre stata sì, un po' così, da piccola un po' ribelle, e poi dopo ho sempre fatto molto riferimento su me stessa, devo dire, questo sì, nel bene e nel male. Il miglior consiglio che ti senti di darci? Di vivere la vita, sì, seguendo le proprie passioni, sia lavorative che, cioè, in tutto, seguire fare le cose con passione è già una percentuale, no, consistente per avere successo. Una cosa che le persone sarebbero molto sorprese di sapere su di te? Che sono un po' ossessionata dalla linea, dalla dieta, sì, questo sì. Una piccola mania. Allora, siamo giunti al termine della nostra intervista e ti chiediamo di darci un giudizio da 1 a 10. Sull'intervista? 10, ovviamente. Grazie. Molto divertente, molto carina, sì, piacevole. Grazie. Allora, prima di salutarci, chiudiamo col nostro giochino finale. Io ti dico il nome di un personaggio famoso e tu mi dici a che vino lo abbineresti. Sei pronta? Allora, partiamo con Papa Francesco. Papa Francesco lo abbinerei al vin santo Occhio di Pernice della famiglia Vignonesi. E Ennio Morricone? Morricone invece viene in mente un grande Barolo, il Monfortino della famiglia Conterno. Monica Bellucci? Bellucci, questa bellezza mediterranea, penserei a un vino siciliano, quindi a un grande vino dell'Etna. E cosa consigliamo alla regina Elisabetta? La regina Elisabetta è il mio Saffredi, che è il mio grande amore.
Elisabetta, appunto, ti ringraziamo moltissimo per questa tua disponibilità, per questa bellissima intervista, e ricordaci, dacci le coordinate per raggiungerti in cantina. Fattoriale Pupille, strada Piaggio del Maiano, Istia Dombrone, Grosseto. Sito internet? www.fattorialepupille.com. Grazie, a presto. Grazie a te, a presto. Resta connesso con la community di Wine Soundtrack su Instagram Wine Soundtrack, su Twitter @WineSoundtrack e su Facebook.com/WineSoundtrack.